Ciao, io sono El Gazi e questo è il podcast di El Gazi. Oggi una puntata del podcast da remoto, quindi non saremo in live qui nello studio, ma saremo in una puntata da remoto registrata. Vi ringrazio tanto per esservi iscritti al canale e per aver messo like a questo video. Oggi con noi una storyboard artist, Elisa Bindi. Spero potete godervi questa puntata meravigliosa. Parliamo di creatività, storyboard, animazione, eccetera, eccetera. Godetevi questa puntata, ci vediamo alla prossima. Noi ci siamo appena conosciuti, piacere di conoscerti. Piacere. Questa introduzione non è stata un'introduzione falsa, perché davvero siamo... Non ci siamo parlati prima per dire come stai, oppure siamo partiti con la chiacchierata. No, cose tecniche e basta. Sì, solo cose tecniche, così la nostra chiacchierata può essere il più spontanea possibile. Come stai? Bene, è un periodo pieno, però bene. È un periodo carico di lavoro? È carico, no, più che di lavoro, di trasferimenti e cose, perché... Sono stata in Irlanda fino adesso, quindi diciamo che fare un trasloco già è difficile, ma farlo con un pezzo di mare in mezzo è complicato. Quindi è abbastanza stressante, però sono contenta. Tu quindi non sei in Italia? Ora sì. Ora sì, ok. Sono a casa di mia madre. Perfetto. Però ecco, è provvisorio, abbiamo trovato una casetta, quindi... Ci trasferiremo, però ora siamo in Italia. Ottimo, ottimo. Tu, qual è la tua formazione? Cioè, tu sei una storyboard artist, ma qual è la tua formazione? Allora, la mia formazione, diciamo, se vogliamo partire dal liceo, ho fatto linguistica, quindi non c'entra niente. Avevo fatto, nello stesso momento, stavo facendo dei corsettini di disegno, però, corsi... più incentrati sulla pittura, insomma cose molto accademiche, e poi dopo mi sono iscritta alla scuola di comics perché in realtà avrei voluto fare fumetto, e poi ho fatto una sorta di colloquio con la scuola di comics, quella di Firenze, che adesso si chiama The Sign, ed è praticamente successo che mi hanno detto perché non provi a vedere qualche lezione del corso di animazione, e ho visto il corso di animazione e ho fatto quello perché mi piaceva di più rispetto a fumetto, e dopo 3 anni ho finito la scuola e ho iniziato a lavorare subito praticamente, però ho fatto 2 anni come animatrice, cioè ho fatto prima animazione. Ah, quindi hai un background di animazione? Sì, molto. Sì, diciamo, ho fatto i primi 2 anni, facevo. Allora, la prima esperienza in realtà è stata Adrian, però questa cosa non la dico a nessuno. E... solo per voi, esclusivo. Adrian era la serie, quella di Adriano Celentano, che andava a medio. Ah, ok. E poi vabbè, in realtà quella è stata un'esperienza molto flash, molto veloce, che ho fatto appena proprio finito la scuola, ma è durata tipo un mesetto, cioè poca roba, e poi dopo a me piaceva comunque un sacco animare e ho provato a fare o entrare diciamo in quel settore lì, e ho fatto animazione in 2D, cutout, quindi diciamo dei puppet in 2D. Per Rai ho fatto Scarosina Super Beep e poi un'altra serie che non è mai andata in onda. E poi i Mini Cuccioli, una serie sempre su Rai Yo-Yo. Mini Cuccioli? Sì, si chiamano tipo mini... Tanto si chiama tutto uguale, queste cuccioli, sì. Questa roba. Quindi si chiama Mini Cuccioli, se vedi... del gruppo sempre Rai, okay, Risciani, okay. E niente, vabbè, quello è stata la mia esperienza. Poi dopo ho fatto, posso andare avanti oppure preferisci farmi una domanda? Come preferisci? Tranquilla, tranquilla, vai avanti quanto vuoi. Ok. E niente, poi dopo mi sono trasferita in Finlandia, così perché mi andava, non per ragioni lavorative. Sì, a caso, sono andata a Helsinki, mi ero scocciata di sta qua, e continuavo comunque a lavorare per Rai, per queste cose,
e ho detto, vabbè, con 2 soldini che mi danno vado a fare un'esperienza all'estero. Quindi, diciamo, ho continuato a lavorare per loro per 6 mesi da lì, e poi ho fatto un colloquietto con Boulder Media a Dublino come storyboard revisionist, perché mancava un sacco disegnare in realtà, perché quel tipo di animazione lì Ok. non si disegna. E quindi, ecco, mi hanno preso a quello, quindi sono andata poi a Dublino dopo 6 mesi che sono stata a Helsinki. E lì poi sono rimasta un bel po' in Irlanda e da lì ho fatto solo storyboard. Perché dopo qualche mese che facevo revisionist mi hanno passato a storyboard e poi io ho continuato con quello. E ho cambiato 1.000 studi, però insomma, diciamo, sono rimasta a fare storyboard. Sì, ma è un percorso lungo. Quanto tempo è che sei nel settore? Ma guarda, sono 10 anni. Allora, 10 anni. tra una cosa L'hai detto con una e l'altra, faccia proprio. Guarda, non distrutta. ce la faccio più. No, no, sì, però a volte quando guardo indietro e dico, cacchio, cioè, sono già 10 anni, e dico, boh, vabbè, volati, anche perché poi sono andata da una parte all'altra, Sì, dall'Irlanda, girato. dell'Europa, quindi mi è volato, però alla fine sì, era 2012, quindi... Ma sei capitata per caso come storyboard artist oppure è stata una scelta, diciamo, programmata? Ma è stato un po' un caso in realtà, perché diciamo un ex insegnante della Comics mi aveva detto: guarda, c'è una posizione aperta in questo studio a Dublino. Siccome io a quel momento ovviamente cercavo la qualsiasi, cioè Certo. mi interessava rimanere nel campo, però ecco, magari disegnare, avrei voluto fare character design, insomma, cose così. E quindi praticamente è successo un po' a caso, perché storyboard revisionist io non sapevo manco cosa fosse, tra parentesi. Quindi ho detto, vabbè, faccio un'application, in realtà perché il test consisteva comunque in una sequenza di storyboard, quindi ho fatto sta sequenzina, non sapevo farlo, perché ovviamente non l'avevo mai fatto a livello professionale, solo un po' a scuola e un po' per quella cosa di Adrian, però molto a caso. E quindi niente, ho provato e sono entrata. Al tempo stavano facendo una serie di Hasbro, sempre sui cuccioli, quindi Sì, sempre sul tema. certo. E quindi sono entrata con quello. Un'esperienza super interessante, perché poi revisionist è una cosa che io consiglierei a chiunque vuole intraprendere poi storyboard di fare per un periodo, perché ti aiuta molto. Dovresti veramente lavorare, devi veramente lavorare sugli storyboard degli altri, correggendo degli errori e cose così. Quindi è interessante per imparare. Ah sì, quindi lo consigli proprio come processo, no? Come fase. Allora, sì, cioè, poi dipende, ogni esperienza è diversa, però per me è stato così. Cioè, comunque è sempre almeno per me parlo, sempre difficile partire da una pagina bianca, perché lo storyboard poi alla fine prendi lo script, la sceneggiatura e leggi e devi trasformare immagini. Beh, Quindi ma immagino diciamo sia anche il che processo più bello, no? Cioè la pagina bianca, qualcosa. è bello, ma se lo fai, cioè, per lavoro ti mette ansia, perché specialmente le prime volte non sai bene come Sì. approcciare. Cioè, non lo so, a me è una cosa che mi metteva ansia. Infatti io quando facevo revisionist, poi dopo un po' ci avevo preso la mano, mi davano delle sequenze da fare da zero, magari così, e mi piaceva, però avrei avuto un sacco paura lì per Ah. lì a fare direttamente tutto un episodio di 10 minuti. Eh sì. Quindi è stato un po' quell'intermezzo che mi ha aiutato, e anche l'animazione mi ha aiutato, perché capisci un sacco di cose quando animi, perché poi il tuo storyboard andrà all'animatore e quindi deve essere chiaro per loro. E io ricevevo magari degli storyboard al tempo che facevo animazioni non chiari. E quindi l'animazione tu hai sei passata al processo di animazione e hai lavorato anche come animatrice. Questo si vede assolutamente poi nello storyboard che fai. Grazie.
Poi hai lavorato in tanti paesi. Qual è la differenza tra l'Italia e gli altri paesi che hai notato principalmente? Qual è la differenza che hai visto tra tutti i paesi che sei passata, tra gli altri paesi e l'Italia? Mi parli del senso dell'animazione, il mondo dell'animazione, pure in Del mondo generale. dell'animazione e del lavoro. Ah, ecco. È cioè, dipende dove vai, comunque è molto diverso perché intanto in Italia molti studi magari sono piccoli o un po' disorganizzati nella, diciamo, gestione un po' anche dei ruoli delle persone. Magari una persona si può ritrovare a fare un po' una cosa e poi un'altra, ho visto anche questo. Oppure anche semplicemente per pagamenti e cose più burocratiche, un po' così, poco Tema chiare, cose così. scottante. Mi sa che non Sì, solo te, non solo te. lo so. Io infatti, guarda, le poche volte mi capita di parlare magari con i giovani che vogliono intraprendere questo mondo, faccio sempre, cioè gli dico sempre: guardate, di solito in Italia funziona in un modo per cui nel resto del mondo non Non funziona così, funziona. Gli quindi dai una non vi blacklist di tutti quelli che non preoccupate, pagano. no, più che altro sì, potrei anche dargliele, però nel senso cioè, è importante sapere cosa ti spetta di diritto. Poi, se tu per esperienza, per fare un po' esperienza, scusa, all'inizio vuoi comunque fare, perché io pure ho fatto delle cose magari o gratis o sottopagate o non pagate perché poi alla fine se le scordavano oppure non avevano soldi per farle, eccetera. L'ho fatte perché comunque all'inizio l'esperienza è vero che va fatta, All'inizio serve, sì. però se devo dire la verità, poi dopo un po' uno a un certo punto deve portare anche il pane in tavola, come si suol dire, oppure anche pagare l'affitto e cose così. Quindi è importante sapere che è un lavoro a tutti gli effetti, che hai dei diritti, che siano dal banale pagamento a degli orari per cui dopo una volta che hai fatto stacchi e nessuno ti deve rompere. Sì. Perché comunque cioè, io ho lavorato anche recentemente per studi italiani, ora non faccio nomi, però capita e magari questi cioè, ti chiamano pure la notte veramente, Oh. questo è tratto da fatti realmente accaduti, la notte di Capodanno, La notte quindi di Capodanno. sì, questa non per esperienza diretta, ma di una collega, comunque ti chiamano, magari ti scrivono, che ne so, ti scrivono su WhatsApp. Cioè, per me questa cosa non è, Cavolo. cioè, per me un lavoro è, mi scrivi una mail, mi scrivi una chat di lavoro, poi io alle mie 6, alle mie 7, quello che poi c'è scritto sul contratto, prendo e stacco, cioè, non ti cago proprio, cioè, ma non perché me la tiro, ma perché comunque è un orario d'ufficio che io faccio, inizio la mattina e finisco la sera, fine, poi. Sì, ma tu sei freelance o sei dipendente? Io adesso sono freelance, Ok. però sono stata dipendente praticamente. Quando sono stata in Irlanda sono stata quasi sempre dipendente. Ok, perché comunque questa cosa che dici te capita più da freelance o anche da dipendente, perché magari da freelance magari In Italia prendi... capita anche da dipendente, quindi sì, Cazzo! no, no, veramente. Cioè, io mi infervoro molto quando parlo di robe perché comunque tutti gli amici italiani che ho conosciuto all'estero sono scappati per questo e questa è una cosa Cazzo. che dispiace perché cioè non per questo ovviamente uno può fare anche carriera e tutto quanto però ovvio Certo. che poi uscire ti apre gli occhi su una realtà diversa e quindi poi è difficile tornare indietro. Ok. Ma cambiando proprio argomento, perché magari era il tasto un po' più dolente quello Dei però pagamenti. è bello avere il riferimento tra, No, cioè. io infatti queste cose, guarda, le dico sempre, non ho problemi, guarda. Poi se la gente mi contatta in privato faccio anche i nomi se vogliono, guarda, devono imparare. Scrivete ad Elisa se volete avere nomi e una lista nera di quelli che non La dovete Death avere. Note proprio. Sì.
Molto, la cosa molto interessante che ho notato nei tuoi progetti, è che, tu hai, lavori tanto con il disegno gestuale, ma anche il disegno di anatomia. Si vede molto questo. Ma quanto è importante per te? Che influenza ha sul tuo lavoro questa roba qui? Importantissimo, io l'ho sempre fatto fin da scuola quando potevo. Poi alcune volte organizzavo anche la scuola stessa, poi dopo ovviamente dipende, non sempre c'è modo di farlo, ma si può sempre fare anche online. Ci sono delle sessioni online di modelli, modelle davvero che non è la stessa cosa, però comunque puoi usufruire anche di questi servizi qua. Ce ne sono un migliaio, cioè. Infatti, Sì, è sì, sì. facile trovarli. Però quando ho potuto, ho sempre fatto davvero perché vedere un corpo davvero è sempre, ti dà sempre un senso di tridimensionalità diversa rispetto Ho una a un foto. video, ovviamente. Sì. Quindi, no, è importante per me, è sempre stato sia per banalmente capire l'anatomia e la gestualità del corpo umano, ma anche per la velocità. Cioè, banalmente, cioè, se io faccio una sessione di disegno dal vero, parto da 15-30 secondi a posa e Sì. finisco con, che ne so, 20 minuti massimo. Cioè, poi dopo 10 Ok. già mi scoccio perché non mi serve. Cioè, mi piace, ma non mi serve per il lavoro che faccio, Sì. perché per lo storyboard in particolare devi essere anche veloce, cioè magari c'hai un mese per fare un episodio, che ne so, ti dico dei tempi generali, poi cambia a Ok. seconda delle aziende, però per fare un episodio di 10 minuti c'hai un mese, 15 giorni per il rough e 15 per il clean. Quindi devi avere una mano veloce Sì. che con poche linee va dritta all'azione che vuoi trasmettere, quindi cioè, da poche linee si deve capire cosa vuoi far, cioè, cosa vuoi che veda l'ascolto insomma, il pubblico, ecco. Quindi è importante, cioè, quello è importante sempre, però per questo lavoro qua a me mi ha velocizzato parecchio la mano. Ho Eh sciolto parecchio sì, la perché tu mano. fai delle sessioni di 15 secondi. Raccontami un po' come sono le sessioni di disegno Ma gestuale. viste diverse, ma di solito si svolgono più o meno con la modella che passa da pose veloci a pose un po' più lente. Quindi, che ne so, una sessione dura un'ora, all'inizio fai delle pose di 30 secondi generalmente, poi alcuni fanno anche 15 secondi, quindi possono essere una ventina di pose da 30 secondi, e poi dopo passi le pose da 1 minuto, poi 2 minuti, Wow, poi 5, bello, eccetera. È bello, bello. fighissimo perché cioè, vedi proprio la differenza proprio tra i primi, no? Cioè, la prima volta che ci vai è un disastro solitamente. Anche la seconda, la terza magari, però poi dopo cioè, il miglioramento si vede subito. Io una cosa che consiglio, anche se c'è da dare 5-10 euro alla modella ogni volta, comunque vale Sì. sempre la pena. Io ho intervistato una ragazza che tra l'altro è anche lei storyboard artist, è la Misu, la salutiamo, e lei ha lavorato in Giappone. Lei ha lavorato in Ah, Giappone oh, wow. come storyboard artist e mi ha raccontato una cosa super interessante. In Giappone lo storyboard artist è sacro, cioè è Ah, sì. veramente è quasi come una religione. Se sei storyboard artist, forse è la posizione più importante per gli anime. Qual è la differenza che vedi tu che lavori in Occidente con i giapponesi che la vedono come una cosa più sacra, lo storyboard artist? Ma guarda, in realtà è una figura abbastanza apprezzata, dai, Sì, diciamo. bello. No, è apprezzata perché cioè, è molto semplice il motivo, cioè tu sei il primo approccio all'immagine da un testo scritto. Solitamente magari c'è un po' essere il regista che dà delle indicazioni, però tu sei la prima persona che prende il foglio bianco e disegna quella cosa che c'è scritta sulla sceneggiatura. Quindi tu devi stare attento non solo a rispettare i personaggi, per come sono disegnati,
ma anche proprio il mood della serie o dell'episodio o del film, cioè interpretare quello che il regista vuole in immagini, cioè tu sei la prima persona che poi dopo il tuo lavoro poi dopo passerà nelle mani di tutti. Di tutti, sì, Quindi assolutamente. È importante che sia un approccio chiaro, che non sia semplicemente un disegno carino, ma deve essere un disegno che dia delle indicazioni precise, che dà dei tempi, che dà l'intenzione dell'azione. Quindi poi passerà fino alla fine nelle mani di tutti, c'è anche l'atmosfera a volte, per le cose a un budget un po' più alto, come possono essere dei film. Lo storyboardarti spesso dà pure un'atmosfera precisa alla scena, quindi è un ruolo che è figo perché intanto per te che lo fai ti dà sempre qualcosa, cioè non è che se io ora magari sto a fare una serie in 3D, poi dopo passo di nuovo a una serie in 2D per bambini piccolissimi, non imparo niente, cioè io imparo sempre qualcosa. Perché ogni serie, ogni cartone, ogni film è diverso, quindi tu comunque cambi sempre approccio alla regia, ai personaggi, devi studiarti come sono i personaggi, diciamo, Sì. caratterialmente, come approcciano a una situazione, cioè, quindi è molto profondo come ruolo. Quindi ecco. Io ho sempre imparato da quello che fa. Per tornare alla domanda sua, anche in Europa, ora vabbè, dipende dove, ovviamente poi dipende, è sempre diverso, però in generale ho sempre trovato un grande apprezzamento per il tipo di ruolo, ecco. Ora magari in Giappone non lo so se sarà di più, Sì, io sì. so che io amo l'animazione giapponese, cioè io amo Miyazaki per esempio, che gli storyboard li fa da solo, quindi cioè, è matto Sì. completamente, quindi lui è sicuramente considerato come un dio per tanti motivi, Sì. però ecco, sì, anche perché quel che ho visto magari dagli storyboard di serie giaponesi, spesso gli storyboard diventano proprio dei layout a Ah, volte, cioè bello. proprio precisi, quindi a volte diventa veramente ancora più approfondito come tipo di lavoro. Quindi, Sì. No, sì. bello, bello, bello sapere che comunque è un lavoro apprezzato e spero che i tempi di lavoro siano, cioè, siano diversi da quelli del Giappone, perché quello che so è che sparano dei tempi assurdi di lavoro Sì, fino a quello l'ho tarda sentito, notte, sì. oppure Ecco, cioè non hai vita forse. Per quello che mi ha sì. raccontato la Miso. No, ma ci credo, il Giappone è famoso per queste robe, ma infatti io poi quando parlo dell'Italia è perché conosco l'ambiente, però io sono sicura che anche in altre parti del mondo c'è un tipo di l'animazione sfrutta un sacco di gente, quindi Sì, non è sì, sì. proprio bellissimo come, cioè poi non lo so, poi in Giappone sfruttano probabilmente anche per altri tipi di lavori, però sì, ecco, io ho sempre trovato abbastanza giusti i tempi che mi davano. Poi ti ci devi un po' adattare a volte, però certo che a volte ti danno magari una cosa da fare in una settimana Sì. e tu dici, cioè, fin quanto posso spingermi a pulire questa scena? Ok. Cioè, non mi ci posso spingere perché ovviamente in una settimana tu devi buttare giù tutto, quindi dipende, però di solito sì, mi è Ok. capitato di tempi giusti. Senti, ma io ho visto un progetto dei Pokémon su Instagram. È un progetto Non, personale? sì, ma è finito, nel senso, basta. Ok. No, nel senso che a volte nel tempo libero mi piace fare tipo piccoli loop di animazione quando ho tempo, cosa ultimamente è sempre più rara, però comunque mi piaceva insomma fare un po' quella roba lì, però con i primi tre starter, poi dopo ovviamente. Io sono ossessionata da quelle cose tipo le collezioni e Sì. quindi mi piace vedere tutte quelle robe, tutte per benino in fila, 100.000 cose insieme, però
ho detto no, mi fermo perché tanto. Sì, no, perché se fai tutti i Pokémon vuol dire No, che. infatti, ho detto o tre o tutti, quindi tre, Sì, sì, basta. sì. Tre van bene, dai. Sì. Sì. Ma senti, una domanda un po' più personale. Ma qual è la cosa che ti motiva ogni giorno? Qual è la cosa che ti fa andare avanti? Stiamo parlando di lavoro, però. Sì, infatti, aiuto. Stiamo No, parlando di no, lavoro, però, cioè, quello che ti posso dire è che nel nostro progetto cerchiamo di motivare, quindi immagino che per te, come per tutti gli altri creativi che abbiamo intervistato, questo lavoro in specifico, visto che non lavoriamo nelle miniere, è un lavoro piacevole, quindi il nostro lavoro e la vita diventano un po' la stessa cosa. E cos'è che ti motiva? Allora, io poi su sta cosa ho un pensiero mio che comunque è sicuramente, cioè, opinabile perché ognuno poi la vita la vive come vuole, però Assolutamente. io cerco di scindere il lavoro dalla mia vita personale perché all'inizio specialmente uno poi si butta nei progetti e va benissimo e ci fa le nottate e tutto quello che ti pare, però per me è importante scindere e trovare poi in altre cose, magari diciamo dei modi per staccare dal lavoro, Certo. perché comunque per quanto meraviglioso e per Sì, quanto sì, quello sì. che ho sempre sognato per me rimane un lavoro. Sì, quindi stacchi il Poi i lavoro dal. progetti, sì, poi i progetti personali sono altro, che comunque non li calcolo come lavoro, quindi può esserci un progetto personale che mi prende, comunque riguarda il disegno. E che quindi diciamo esula da questa cosa qua, però io mi piace quando la sera finisco staccare e fare altro. Ok. Solitamente, poi magari ci sono dei periodi in cui mi metto a disegnare altre cose e quindi va bene, però a volte mi piace anche fare, che Sì. ne so, annaffiare le piante, queste robe qua. Però ecco, quello che mi motiva lavorativamente è magari un raggiungimento di una sorta di sogno che poi mi è nato facendolo proprio il lavoro di storyboard Sì. Ah, artist, cioè lavorare prima o poi per un film che va al cinema. Quindi questo spero sarà uno dei prossimi passi. Mi ci sono avvicinata alcune volte, però poi alla fine non è andato in porto ci sei e quasi, dai. quindi sì, diciamo non la vedo impossibile come cosa, solo che sicuramente per le persone che anche extra lavoro studiano tanto, fanno un sacco di cose personali, che ne so, conosco persone che fanno storyboard dopo aver fatto storyboard tutto il giorno. E sicuramente quelle persone lì ci arriveranno prima, Ok. perché comunque è importante fare pratica, è importante perché comunque fa sia portfolio, fa esperienza anche quello. E io sono consapevole di ciò, però ci sono dei periodi della vita in cui uno, cioè, vuole anche staccare, come ti dicevo, quindi Assolutamente. io non ho fretta su sta cosa perché comunque il lavoro che mi piace lo sto già facendo, poi alla fine per una serie, per un film. Va bene lo stesso, e quindi questa è la cosa che mi motiva. Poi ora ho iniziato un lavoro nuovo, quindi mi sta piacendo molto, quindi insomma anche quello è abbastanza Sì. motivante. E poi ecco, cioè, trovare sempre degli obiettivi nuovi, questa è una cosa Ah, che mi ha ok. sempre motivato. Poi all'inizio ci poteva essere la cosa cioè la primaria è la bellezza di guadagnarsi da vivere con una cosa che ti piace, che è Sì, con un tuo banale, hobby che prima magari, ma sì. esatto. E poi dopo magari vai nello specifico, allora ora al prossimo lavoro vorrei fare questo, poi vorrei fare questo, eccetera. E io al momento non ho ambizioni di fare tipo regista o cose così, perché se intraprendi di solito la carriera da storyboard artist, poi dopo lo step finale è fare regista. Sì.
Per il momento non mi vorrei accollare un ruolo del genere perché veramente, a parte ora mi sfiderebbero, però dico in generale anche più avanti, non lo so, ecco, è un ruolo molto di responsabilità, quindi a me piace molto avere la mia settimana, 2 settimane, mese di tempo in Sì. cui sto chiusa nelle mie cose e poi consegno. Per ora mi piace ancora questa cosa qua. E poi, ora che sono tornata in Italia, sinceramente sono motivata dal fatto che mi piacerebbe andare nelle scuole o comunque in Questa è una bella giro tra i cosa. giovani, Sì. e tutto gratis. Ovviamente vorrei fare insomma un po' di informazione su questo mondo, perché non ce n'è molto, vabbè, ora ovviamente rispetto a quando andavo a scuola io ce n'è molta di più, però. Mi piacerebbe, insomma, Lo stai facendo adesso, eh? Lo stai facendo no, adesso. infatti io poi queste cose accetto sempre di farle perché so che comunque c'è un bacino d'utenza che mi può sentire Sì. e che quindi, cioè, io poi la cosa del non arrendetevi la dico sempre perché comunque all'inizio è sempre. Io ci ho avuto un periodaccio, cioè all'inizio mi ricordo, i primi 2 anni che facevo animazione specialmente, dicevo vabbè, cioè mi danno 2 spicci, non mi guadagnerò mai da vivere, Sì. pure se guadagno 2 spicci, dico ma che faccio? E poi dopo, se uno ha veramente la volontà e anche a volte la fortuna, la volontà lo dico perché a volte purtroppo bisogna spostarsi, bisogna andare in giro e non è semplice abbandonare magari famiglie, Ah, amici, sì. eccetera. Però poi ripaga, su quello lo dico sempre, poi ogni esperienza è diversa ovviamente. Sì, ma se vuoi fare una carriera, diciamo, per qualsiasi cosa ci sono dei sacrifici o magari degli impegni in più che si devono fare. Sicuramente tu ti sei dovuto spostare magari per trovare una cosa più adatta o che ti piaceva o un'esperienza che volevi fare. E questo lo diciamo perché chi ci sta guardando magari è interessato a fare il tuo lavoro, sappi che magari se serve bisogna spostarsi, se serve bisogna lavorare un pochino di più e ogni tanto per iniziare bisogna anche fare un po' di gavetta. Sì, vero, vero. È utile. Abbiamo discusso anche questo nell'ultima puntata con un grande illustratore italiano che abbiamo intervistato, che è Riccardo Guasco, e ci aveva Ancora non l'ho spiegato. vista quella. Sì, ci aveva spiegato un po' anche la stessa cosa, cioè all'inizio conviene. Mai svendersi, però, mai svendersi. Esatto, no, infatti quello dicevo prima. Sì, all'inizio può capitare anche quello, ma poi capisci che non è la strada giusta. Sì. Quindi anche un po' di delusioni, un po' di Ma sì, fatica la si deve lo fare. penso per qualsiasi lavoro, cioè, Sì. quindi. E proviamo un po' perché ogni tanto non so se magari ti capita la domanda: ah, ma con cosa lavori? Quali sono gli strumenti, eccetera. Allora io ti chiedo: carta, iPad o Cintiq? Dacci un po' Ma un tutto, feedback. tutto. Tutto. Io tutto perché per esempio disegno dal vero gli studi e a volte anche i primi thumbnail, i primi schizzi degli storyboard li faccio su carta, mi piace. Poi vado un po' a periodi come tutto. Poi l'iPad lo uso per fare le mie illustrazioni, le mie cose che metto di solito su Instagram. E l'ho usato anche per fare un lavoro di character design molto Wow. comodo. È molto molto comodo e poi per lavoro uso la Cintiq per forza, Ok. anche se un giorno, quando la tecnologia sarà un po' più avanzata, io spero di cavarmela con un portatile, un iPad e andarmelo dove mi pare, perché ovviamente la Cintiq, cioè la pecca è che te la devi portare, se te la devi portare è ingombrante. Ed è pesante. Sì, no, beh, poi costa portarsela anche dietro, perché ovviamente devi poi Ah, assicurarla, tutte sì. queste cose. Però è un bello strumento, chiaramente per una postazione fissa. Io poi a livello di software uso Storyboard Pro, che
appunto Ah, quello disco che di Storybook Club si solito. chiama. Sì, è Toon Boom sempre. Ah, ok. E poi ora sto usando un altro software che mi hanno insegnato, perché ora sto lavorando per Blue Zoo. Questo software fighissimo si chiama Panel Forge, Ah. ed è, io non lo conoscevo onestamente, non so chi lo usa, però è figo perché tu puoi disegnare direttamente nello shot in 3D, cioè c'hai la location, giri Che dentro la figata. location, fai una sorta di screenshot e poi ci disegni sopra. È figo, però ecco, non l'avevo mai usato, anche perché di solito gli studi chiedono Storyboard Pro. Poi vabbè, ogni tanto usavo Photoshop, però l'ho proprio tolto, tanto ultimamente uso, se devo colorare o cose così, Procreate sull'iPad e basta, questo. Quindi gli studi, diciamo, questo è interessante, cioè gli studi richiedono una conoscenza di Storyboard Pro. Per fare storyboard solitamente sì, Figo. io ce l'avevo, sì, appena uscita da scuola l'ho imparato a usare un po' da sola, Sì. è abbastanza intuitivo e poi disegni in vettoriale, quindi non c'è problemi se devi poi allargare il disegno, cose così. Boh, e poi è fatto apposta per lo storyboard perché puoi editare proprio anche tutta la timeline e quindi decidere quanto dura un disegno o un altro, Sì. quindi è comodo. Comodo, comodo, figo. Senti, tu hai detto ormai 10 anni di esperienza tra le mille cose, delusioni, soddisfazioni, ma se tu adesso dovessi tornare indietro a 10 anni fa, quando hai iniziato, che consiglio daresti a te stessa? Immagino sicuramente una lista nera di... Sì, allora, il consiglio è quello che poi, cioè, allora, sto A te nascondendo di fare le stesse stessa, eh? cose, sì, quindi consiglierei di andarsene il prima possibile. Cazzo. Allora, no, è dura la cosa, però io ho apprezzato molto l'Italia quando me ne sono andata poi. Lo so che... cioè, non lavorativamente parlando, io dico per tante cose al di fuori del lavoro, però non lo so, per le relazioni umane, non lo so, ora poi si entra nel filosofico, però io quando me ne sono andata volevo scappare, quindi già di base volevo andarmene, quindi ero avvantaggiata per questo, andarmene. Poi dopo tutto è andato come doveva andare e quindi sono contenta di averlo fatto, però all'inizio è difficile, quindi all'inizio io sarei tante volte voluta tornare indietro perché dicevo oddio, ma dove sono? Sono da sola. Cioè, non, boh, poi quanti anni avevo? Mi ricordo, 24, 23. No, che sto dicendo? 10 anni fa. No, no, 10 anni fa, io sono andata 10 via nel anni fa. 2016, scusami, però sono andata via nel 2016, quindi no, non so, passare 10. Però, insomma, ti senti solo perché ti senti in una realtà completamente diversa Ma ti capisco. e quindi è difficile, però direi alla me stessa di un tempo, direi, cioè, quell'obiettivo seguilo perché... Poi anche se cadi durante il percorso non importa, è Sì. Beh, quello giusto. figo, figo. Quindi magari avessi passato quelle cose che hai passato in maniera più matura. Ok, Sì. ok. Più No, consapevole interessante. sicuramente, però comunque a volte anche l'inconsapevolezza poi ti fa prendere le decisioni. Quindi va bene anche quella, all'inizio è tutto un po' a caso, poi dopo Sì. capisci. Sì. Beh, sì, è interessante, mi piace mi è piaciuto il tuo percorso e la tua
i passaggi che hai fatto, il coraggio che hai avuto anche per uscire e trovare i tuoi spazi, cioè con le gomitate, eccetera. Tra l'altro, una cosa che immagino che è stata difficile anche per il fatto, o magari no, però dimmi te, il fatto che magari eri una ragazza da sola e hai avuto problemi riguardo a questo, oppure no? No, in realtà no, devo essere sincera, cioè Ok. il fatto di essere donna nell'animazione, però all'estero non l'ho vissuta in modo particolarmente diverso dai miei amici, che poi molti amici maschi, vabbè, casualmente, però comunque mi sono sempre trovata bene con tutti, cioè non mi sono mai sentita svalutata per quello. Ah, bello, bella come cosa. No, infatti. Penso di essere fortunata però, perché comunque so di altre esperienze, però ecco, poi dipende, penso anche nel paese dove vai. Io sì, cioè mi ritengo abbastanza fortunata per questo. Ottimo. Sì, cioè anche comunque banalmente, cioè quello che si sente qua. Sì, probabilmente esiste anche da altre parti, però non ho granché sentito, io non l'ho risentito, Bene, e bene. poi, boh, magari mi dovrà ancora capitare, spero di no, 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 ma dai. interessante perché so che quanto è difficile, prima di tutto, cambiare posto, andarsene via, perché è successo anche a me. E immagino che non è facile, tu sei una ragazza tosta, hai avuto tanto coraggio e spero che puoi motivare anche altre persone, altre ragazze e ragazzi a fare lo stesso. Cioè, vai, basta lamentarsi e trovi la tua strada, difficile e tutto. Sì, Ti sì. fai, lo dico, cioè, io faccio anche in gesto, un culo così e fai le cose, No, insomma. io poi sono molto contenta adesso perché dopo che comunque sono stata un bel po' fuori, comunque poi ho capito che volevo tornare, insomma, insomma, mettere un po' radici, eccetera. Quindi sono contenta perché poi. Io ho un mio compagno che anche lui è italiano, ci siamo Ok. conosciuti a Dublino. Pensa a te. Sì. Quindi poi dopo tutti e due all'inizio non si sapeva insomma, se sarebbe rimasti fuori, eccetera. Poi c'è stato il Covid, tutto il casino e quindi cambiano un po' anche le prospettive. Quindi abbiamo deciso poi di tornare. Impianto stabile, però lavorando non per l'Italia. Ok. Importante. No, scherzo, Ok. vabbè, vabbè, poi un giorno succederà che anche l'Italia avrà il suo momento di gloria nell'animazione. Ci sono delle cose molto belle che vengono fuori dall'Italia, Ah sì, è vero. di nicchia, ma belle veramente, però è ancora, diciamo, embrionale. Secondo me questa cosa qua e anche la gestione poi delle aziende quando diventano grandi, eccetera, secondo me poi si ricade sempre nelle stesse cose e speriamo che poi impareremo anche Sì. qui. Però sì. Tra l'altro, l'accento toscano, immagino sei in un bel posto vicino alla Toscana, Sì, spero. sono in Toscana. Ok, sì, ora siamo in Val d'Arno, poi il mio ragazzo è di Roma. ok. Quindi Ah, ho preso meno male che mi stai dicendo questo perché mi dicono che quando sono in famiglia mi dicono che parlo romano, cioè io dico ma come romano, ma ok. che romano? No, c'è l'accento, c'è l'accento. Ma sì, bene, bene. Parliamo del campo della fantasia. Se io ti dessi adesso poteri infiniti, no? Cioè, per fare qualsiasi cosa nel mondo, cosa cambieresti nel mondo? È una domanda per, diciamo, capire che cosa c'è nel tuo cuore per voler fare qualcosa per noi piccoli esseri umani. Non legato a niente che riguarda il lavoro, penso. No, no, no. Un lato Ok. personale. Ma se potessi cambiare una cosa è sicuramente l'uguaglianza tra la gente. Vabbè, tipo siamo Miss Italia, però comunque È la pace del il tuo mondo. momento. sì,
c'è un po' più di consapevolezza in tutto, cioè comunque mi mando in bestia a me, per esempio, la cattiveria è gratuita, queste cose qua mi mandano in bestia, ma penso un po' a tutti, le persone normali. E appunto l'uguaglianza nei diritti, tutto, e appunto la consapevolezza, ora io penso a una delle cose più urgenti del pianeta, che è l'ambiente. Questo, cioè, lo so, sono cose molto generiche, però questo, sì, cioè, mi piacerebbe cambiare un po' l'approccio delle vecchie generazioni sulle nuove, e dare un po' più di speranza alle nuove, perché io penso che oggi i giovani vivono una realtà un po' avversa. Mi dispiace perché sento un sacco di ragazzi, anche qui molto più piccoli di me, che non hanno ben, cioè non sanno che devono fare, poveracci, cioè, nel senso, nemmeno noi si sapeva, però era, non lo so, era ancora peggio adesso, mi sembra, cioè proprio una speranza che non nasce proprio, e mi dispiace questa cosa, cioè, e quindi quello un po'. Sì, ma tra l'altro è un argomento interessante perché con tutta l'informazione che c'è è il periodo in cui le persone sono più, diciamo, perse, i giovani sono più Vero, persi. sì, infatti, Forse super. appunto per questo, per non avere, per avere così tante opportunità di fare qualsiasi cosa online o Sì, informazioni, sei esatto. connesso con tutto il mondo, sono in difficoltà. Sì. Però, ecco questo, se seguite il nostro podcast e se ascoltate le Seguiteci, vai. nostre puntate, troverete magari una linea guida. Se vuoi fare storyboard, ecco qua una linea guida, ecco una puntata Vai. dove puoi essere No, io guidato. poi, cioè, non, io se faccio l'appello, cioè se chiunque mi vuole scrivere, mandare portfolio, mandare cose, fatelo, nel senso, non mi faccio pagare. No, perché so che si fa pagare questa roba, quindi io sono tranquilla su queste robe, se c'è una cosa che penso che vada migliorata ve la dico. Mi è Figo. capitato di farlo diverse volte, quindi cioè, non, io ancora non sono arrivata, non sono imparata Sì. niente, perché io imparo ogni giorno anche da quello che faccio, però per chi vuole iniziare magari non sa bene se quello che ha è giusto, venite. Ok. Niente, allora, no, guarda, noi ci abbiamo fatto tutto in tempo. Grande, ora vado a mangiare. Abbiamo mantenuto la nostra promessa. Fin dall'inizio, io spero che non ti abbia rubato troppo tempo durante No, la ma tua pausa poi mi ha fatto pranzo. piacerissimo, veramente. Sì, ma poi sicuramente ci risentiamo magari in A futuro voglia. per un'altra puntata. Magari quello che abbiamo fatto più volte è mischiare argomenti diversi. Si parla di creatività, Ah, no? Il sì. podcast è sulla creatività e abbiamo messo magari un tipografo con un grafico, un videomaker con... Perché magari così arriviamo Ah. a connettere le cose, a Figo. capirci di più. E magari nasce anche qualche collaborazione, nasce anche A voglia. l'opportunità di conoscersi. Io posso dire che è stata una puntata molto molto bella perché siamo rimasti solo sul concreto, perché di solito quando siamo in studio divaghiamo Vabbè, tanto. normale, si divaga, si divaga. E anche il tempo era corto, quindi abbiamo tagliato corto. Io, Elisa, ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a te. Grazie, Grazie, grazie a io tutti. invito a voi a iscrivervi al canale e a mettere like a questo video. Elisa, io la saluto, un bacione, grazie davvero per la puntata, grazie a voi per averci seguito e ci vediamo alla prossima. Ogni giovedì alle Ciao. 19 escono le puntate su YouTube e Spotify. Io vi saluto, sigla. Ciao Elisa. E Ciao. qua abbiamo fatto. Vai.